Partiti! Lucario è il più lento all'avvio, ma per il resto sono tutti molto vicini. Parte bene da seguire, che si trascina Regina del Ballo. Coglie una buona partenza anche Babila Fan. che lungo lo steccato non vuole cedere ad una corsa tattica. In prima linea ci sono anche Comare, poi Divine Applause, con più alle spalle... Red Impact con il cap rosso. All'esterno c'è anche Love Me Like you do. La cui schiena è presa da Dolce Mira. Più all'interno ci sono Arabian Night, Coral Fast, Forbidden Color. Poi Terror Spirit che ha preso la schiena di Babilafan. E tutto il resto del gruppo anche con Garden Jets. Prima parte di gara con andatura normale. Babila Fan è in vantaggio nei confronti da seguire. La terza corsia per Regina del Ballo. Poi in quarta posizione c'è la Juba blu che è quella di Terror Spirit che precede Comare, Divine Applause, Red Impact, la favorita che invece segue la scia di. Regina del Ballo in terza corsia. Più all'interno Lucario ha rifatto tutto il gruppo, guadagnando davvero tante posizioni. Siamo addirittura d'arrivo. Ad si fa sul serio Babilafan che lancia la progressione al centro della pista. Ci sono da seguire poi ancora Regina del Ballo che si presenta bene. Più alle sue spalle c'è Red Impact che sferra l'attacco all'interno. Lucario è vitale. Forbidden Color che va per corsie più interne. Comare, Divine Applause. Tutti questi ad ampio ventaglio. Con all'esterno di tutti Red Impact passa in vantaggio. Scatta decisamente, va a trionfare fare anche quando mancano 200 metri dal traguardo si lotta solo per le piazze ma vince facile Red Impact si contano le lunghezze al secondo posto regina del ballo e per il terzo dolce amira ma non ci sono dubbi sulla vittoria di Red Impact che si riprende rispetto all'ultima prestazione Samuele Diana in sella al doppio in giornata il training è quello di Melania Cascioni, i colori sono di Corrado Guerrieri. Stavolta, per Red Impact, non ci sono dubbi, non ci sono problemi di percorso. 12 al primo posto, a secondo il 13 di Regina del Ballo. E per il terzo, il 4, anzi no, il 7, chiedo scusa, di Dolce Amira. Quindi numericamente l'ultima corsa ha visto il risultato di 12-13-7, vince Red Impact che ha militato veramente in contesti decisamente superiori. Si chiude così il pomeriggio delle capannelle con un assolo che è quello di Red Impact. È tutto.